Salve signora e benvenuta. Oh, grazie. Ma di nulla. Ci siamo quasi. Justin, smettila con quel gioco. Aspetta un secondo. Oh no, maledetti sbirri. Ti avevo detto, niente cellulare quando si lavora. Oh. Ehi, amico, quello che hai buttato via era un cellulare da $1000. Chi se ne frega? Così la prossima volta mi ascolterai. Lo dicevo che non eri pronto, ma naturalmente nessuno mi dà retta. Ma che senso ha rubare dei soldi se poi li devo spendere per comprarmici un cellulare nuovo? E tutto questo perché tu me lo hai appena gettato via dal finestrino! Chiudi quella fottuta bocca! Bene. Cavolo! Ehi, capo. Devo pisciare. Mi stai prendendo per il culo? Oh, andiamo, capo. Quando scappa, scappa, no? Potrei fermarmi un attimo qui. No, non puoi fermarti un attimo qui. Trattienila fino al lavoro finito. Senti, davvero, mi scappa da pisciare. Come quella volta la corsa dei cavalli del Kentucky Derby. Oh, Cristo santo, voi due mi fate impazzire! Ma se gli scappa? E va bene. La farai davanti alla drogheria. Hai solo un minuto, non di più, d'accordo? Ok, Justin, passami la maschera. Ma che cazzo è questa? Ho detto maschere! Erano in saldo! Ti ho dato $100 per comprare le maschere. Non importa. Ok, ricorda. Io mi occupo della cassiera, tu dei clienti. Aspettami! Svuota tutta la cassa e metti i soldi nella borsa! Sbrigati! Spero tu sia stata bene stasera. Ah, sì, certo, è stata carina. Comunque, mi dispiace del ristorante. Non avevo capito fossi vegetariana. In realtà sarei vegana, che è completamente diverso. Ma va bene, non importa, perché c'erano delle insalate al buffet del barbecue del ristorante. Mm. Dov'è che abiti? Lower East Side, angolo Second Avenue. Allora sei delle mie parti. Perché non prendiamo un Uber? Lo pago io. Davvero? Ah, avrei preso volentieri la metropolitana, ma la stazione è piuttosto lontana e... fa anche freddino stasera. Non fa così freddo. Ottimo, Lucas arriverà tra 2 minuti. Oddio. Ok, mamma. Sto lavorando adesso, torno a casa tra poco. Mi hai comprato la Coca-Cola? Andiamo. Oddio, in fondo sarà più sicuro andare con Uber. Più sicura? Non ti senti più che sicura da queste parti? Ok, capisco che da uomo ti senti tranquillo a camminare in giro per il mondo, ma da donna, il mio punto di vista, è un pochino diverso. Ecco perché porto con me questo. Che cos'è? Spray al peperoncino, per autodifesa. Da cosa? In che senso? Nel senso che siamo nella città più sicura del mondo. Penso che tu sia un tantino paranoica. E che non hai bisogno di qualcosa nella tua borsa. Credo sia più pericoloso averlo addosso. Mi prendi in giro? No. Cioè... sì, naturalmente. Ok, per un secondo mi avevi spaventata. Oh, è arrivato l'Uber.
Salve, io sono Lucas. Piacere di conoscervi. Prego, da questa parte. Vi faccio strada. Il miglior viaggio della vostra vita. Ho le caramelle e tutto quello di cui avete bisogno. Ma le mance non sono permesse. Di qua, prego. Ni hao. Ho preso un Uber in sharing. Spero vada bene. È più economico. Stupido, stupido. Namaste. Sono Messia Lucas. Sono il re. Sono l'uno, il due, il tre. Sono una stella dell'infinito. Ok. Non sapevo parlassi anche giapponese. In realtà questo era cinese. E sì, parlo cinque lingue, incluso il cinese. Yeah. 동양 사람은 다 중국 놈으로 보이냐? 난 한국 사람이거든. Oh, anch'io sono così felice di conoscerla. Benvenuta a New York. Sorridi, guida, saluta e badabà, badabim, badabum. Niente può andare storto. Dov'è Marvin? Fanculo Marvin, andiamo! Andiamo! Che diavolo? Cazzo! Che cavolo ti guardi? Oh mio Dio! Ma che cazzo siete voi? No, non lo so! Chi sono questi? Come faccio a saperlo? Dov'è l'autista? Quale autista? Quello di Uber! Di che cavolo parlano? Che cazzo ne so io? Non vogliamo la macchina, non l'abbiamo presa per... Questa è la nostra cazzo di macchina! Lasciateci andare, vi prego! Ma che ci fate qui? Dov'è Marvin? Chi è Marvin? È il nostro autista! L'autista si chiama Lucas, non Marvin! Ma che cavolo è Lucas? È l'autista! L'autista si chiama Marvin! Forse avete preso l'Uber sbagliato, posso vedere il vostro ordine? Ma di che cavolo parli? L'auto! Abbiamo ordinato un Uber anche noi, forse è solo un errore. Qual è la destinazione? Non abbiamo prenotato un cazzo! Quest'auto è nostra! Vi prego, lasciatemi andare, non voglio morire! No, 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 ascoltate, ci dispiace davvero, sembra proprio ci sia stato un enorme equivoco. Un riponeggio! Ora aprite le orecchie e chiudete il becco. Voglio che mi diciate con calma. Che diavolo siete? E cosa ci fate nella nostra auto? O comincerò a sparare a qualcuno. Uno. Due. Ok, io... Dunque, mi chiamo Androsacea e avevo un appuntamento con quest'uomo stasera e abbiamo prenotato un Uber per tornare a casa. Ora è chiaro che questa è la vostra macchina e quindi potreste lasciarci andare. Non è necessario uccidere nessuno stasera. Androsacea? Ma che cavolo di nome è? E io che ne so? Beh, in realtà è il nome di un bellissimo fiore della famiglia delle Primulacee. Di solito cresce sulla nuda roccia in alta montagna, ma in questo caso i miei mi hanno dato questo nome in onore della mia bisnonna, che era originaria dell'Irlanda del Nord. Chiudi il becco! Non mi importa del tuo nome, bellezza. Tu chi sei? Io... Oh, lei non parla la nostra lingua, ma potrò tradurre io per voi. Yeah! 이거 좀 이렇게 봐라. 나는 개년이다. 나는 개년이다. Ah, sembra un dialetto mandarino. Sta dicendo che ha una fame da lupo, ma non è del tutto opportuno in questo momento. Ci hanno visto in faccia, Rob. Adesso che non facciamo? Non devi dire il mio nome, idiota. Oh, scusa. Brian. Imbecille. Ok. Adesso voglio che gli diate i cellulari e le borse. Ora! Ok, ok, sta calmo. Oh, un cellulare nuovo di zecca, sì! Ehi, quello è mio! Oh, oh. Hai un nuovo messaggio da leggere? Da Lucy. L'ho visto su YouTube, è davvero un pessimo attore. Blah. Faccina con occhiolino, faccina che ride, emoticon banana... Emoticon divieto d'accesso. È privato. Oh cazzo, hai il capo. Justin, rispondi e digli che tutto è andato bene.
Salve, capo, come va? Sì, è andato tutto alla grande. Ah, hai provato a chiamarmi sul cellulare? A dire la verità, la batteria è morta. Oh, vuoi sapere di Robin? In questo momento sta guidando... No, capo, voleva dire Marvin sta guidando. Io sono accanto a lui. Oh, sì, è davvero, davvero un grande autista. Cosa? Oh, tu vuoi parlare con Marvin? Ehi, Marvin, il capo vuole parlare con te. È concentrato adesso. È impegnato a guidare al momento. È un grande pilota. Che attore di merda. Te lo giuro, lui è qui, sì. Ok, ok. Ok. Ti passo Marvin. Cosa? Pronto? Sì, sono Marvin. Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro, capo. Sì, Rob. Come ti chiami? Justin. J-U-S-T-I-N. E Justin è stato bravissimo. Certo, abbiamo preso l'intero incasso. Quanto? Vuoi che li conti? Hai ragione, però potrebbe essere rischioso farlo mentre guido. Chiedo a Justin. Ehi, Justin, puoi contarli? D'accordo, ti richiamo appena li ha contati. Ma dimmi, sei impazzito per caso? Hai idea di con chi stavi parlando, coglione? Ascolta, io faccio l'attore, ok? Cercavo di aiutarti. Non te l'ho certo chiesto. E non conosci nemmeno la voce di Marvin. È stata davvero un'idea stupida. Se hai un talento come il mio, non ti serve altro che il nome del personaggio per diventarlo. Ho dovuto dire solo a me stesso che ero Marvin. Per diventare lui. Questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito. La ragazza ha ragione. Però ha funzionato. Un momento. Questa faccia mi è familiare. Tu sei il tizio dello spot della pancetta affumicata. Oh, non di nuovo. Amico, io sono il tuo più grande fan, cioè quella è la mia marca preferita di pancetta. Davvero? Grazie. Finalmente qualcuno riconosce il mio talento. Ti giuro che è davvero un ruolo complicato. La tua interpretazione è stata fantastica. Bacon is so yummy. You can't eat it without me. Bacon is all my life. Don't tell it to my wife. State zitti! Bene, lui richiamerà tra pochi minuti, quindi Justin, conta i soldi. 4.755 dollari. Tu? Sì. Sì. Ora richiamerò il capo. Voglio che ci parli e imiti di nuovo Marvin. Non voglio che capisca che succede. Quindi sii intelligente se vuoi restare vivo. È chiaro? Chiarissimo. Pronto? Capo? Sì, abbiamo preso circa 5.000 dollari e... Ah, davvero? E tu chi sei? Sono Marvin. Perché appena hai ricevuto una telefonata da Marvin, c'è il vero Marvin. Oh, davvero? Oh. Ora passami Rob. Posso spiegare, capo? Ne sono sicuro. Vediamoci come stabilito tra 20 minuti. Dobbiamo occuparci degli ostaggi, ma soprattutto dobbiamo parlare. Ok, ma... Che intendeva dire con occuparci degli ostaggi? Mi sembra piuttosto chiaro. Vorranno riportarci a casa sani e salvi. Vuoi provare a pensare per una sola volta nella tua vita? Mi sembra ovvio che vogliono farci fuori. E io che pensavo di essere l'unico che ci trovassimo nel bel mezzo di un film. Calma, ti sei paranoica. Oddio, ragazzi, vi prego, potreste lasciarci andare? Non voglio morire. Io non c'entro nulla in tutto questo. Io non dirò niente. Lei non parla nemmeno inglese. Datti una calmata, bella. Ehi, lei ha frainteso, vero? Non ci ucciderete? Tranquillo. Noi non li uccideremo, giusto? Non lo so ancora. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh
Oh mio Dio! Oh, calmati! Non voglio calmarmi, è chiaro! No! Ok, non me ne frega niente del capodanno cinese in questo momento! Oggi è il giorno più brutto della mia vita! Aspetta, anche quando siamo stati al ristorante? Sì, anche quando siamo stati in quel ristorante di merda! Io sono vegana, sai cosa significa? Come potevo saperlo? Era scritto sul mio profilo di Tinder. Beh, io ho solo guardato le tue fotografie. E sinceramente stai meglio in foto che di persona. Ah, ok, Jim, vogliamo dirla tutta? Ora tocca a me. Sono uscita con te stasera solo per scroccare una cena, perché detesto incontrare la gente. E poi ho dovuto mangiare la peggiore insalata di tutta la mia vita. E poi hai voluto che pagassi la metà del conto. E adesso dobbiamo morire perché tu sei il peggior attore di merda di tutta la città! Ehi! Attento a quello che dici, signorina. Gli hai chiesto di pagare metà del conto. Ma che modo di trattare una signora? Grazie. La galanteria è davvero rara oggigiorno. Oh! La finisci di piagnucolare come una mocciosa? Non importa cosa pensi della mia recitazione. Io conosco il mio talento. E poi voi donne volete la parità dei sessi, ma quando vi si deve pagare la metà, dovete essere trattate alla vecchia maniera. Ha assolutamente ragione. Grazie. Oh, cavolo, sai una cosa? Vogliamo dirla tutta? Io volevo solo fare sesso con te, ma mi hai fatto perdere la maledetta voglia di portarti a letto. Oh mio Dio. Sono vegana, sono una psicologa, un nome che neanche esiste. Basta, vuoi chiudere quella della tua fogna? Bla bla bla. Oh, carne ai ferri. Sono vegana, ho tanto freddo. Lei intendeva dire che voleva la tua giacca, scemo. Grazie, finalmente c'è qualcuno che capisce in quest'auto. Ah, adesso sarei stupido, eh? Sì, tu! Io sarei stupido! Sei tu che non capisci un cazzo! Guardata, brutto testo a pedali! Sei infallito! Basta! Piace saporito. Lo sai che cos'è? È pancetta affumicata a rollini, la pancetta deliziosa. È così buona che... Oh mio Dio, è davvero orribile. Finalmente siamo quasi arrivati. Che cos'è? No, quella è... Quello è mio. È il mio profumo. Dovresti davvero provarlo. Perché non ti dai una spruzzatina prima di incontrare il capo? Zitto, Justin, resta concentrato. Fermo dove sei! Merda! Oddio! È morto! Che è successo? Mi bruciano gli occhi! State tutti zitti! Aspetta, tu parli inglese. Perché non hai detto una parola fino adesso? Ho detto silenzio, tu giovane idiota! Dammi la tua pistola. Certo, signora, però la prego, non spari. Ognuno di voi ha dei seri problemi. Tu per prima, piccola, stronza razzista, pensavi di essere gentile parlandomi in cinese solo perché sono asiatica. Aspetta, sei giapponese? Ah, sono coreana! Stavo solo cercando di aiutarla. Oh, tu menti. Tu stavi cercando di aiutare te stessa esattamente come hai fatto con questo povero ragazzo. Ah, grazie. Oh, chiudi il becco anche tu. Se sei un attore di talento come dici di essere, perché non reciti sul palcoscenico invece di farlo nella vita reale? E poi pensi che le donne siano degli oggetti? Tu hai seriamente bisogno di imparare a trattare le donne. E tu, grand'uomo? Sta parlando con me perché non vedo un cazzo. Sì!
Non riesci proprio a smettere di sgridare questo povero ragazzo? In primo luogo perché volevi manipolarlo. Lui non è fatto per questo lavoro. Lui deve avere qualche altra attitudine. Forse... Ma se scegliesse di diventare uno stupido criminale, non manipolarlo per farlo diventare un imbecille come te. Voi siete una manica di narcisisti, asini, egoisti, tutti voi! Tu, idiota! Ridammi tutta la mia roba. Dammi il malloppo. Un momento, che cosa? Tu mi hai capito molto bene. Dammi i soldi subito! Ok, che vuole fare? Addio, brutti figli di puttana! Stai fermo. Forse dovremmo chiamare gli sbirri. Ci ha rapinato. Ok, mi arrendo. Andiamo a mangiare qualcosa, Bella. Scusami? Sai cosa? Perché no? Aspetta, e io che faccio? L'ho passato l'esame? È finita. Non voglio lavorare con te mai più. Aspetta, mi dispiace per quello che è successo stasera, Andropausea. Mi chiamo Androsacea. Non preoccuparti, Jim. Mi dispiace di essermi approfittata di te. Pronta? Grazie, signore. Adios. Thank you.